E bella a tutti ragazzi, siamo tornati oggi in questo nuovo video. Oggi vi presenterò la nostra seconda guerra. Ovviamente, se non aveste già ancora capito, sono io, Jesus, dei Crazy Gamers. E questa seconda guerra sta andando molto bene, non è questo? Ok, andò benissimo anzi, stiamo vincendo 15 a 0. Io vorrei attaccare il primo. Ora, qui scrivono, cose inutili, non mi interessa. Ok ragazzi, come lo attaccherai? Attaccherò con soli stregoni. C'ho anche delle cure, però non penso che le uso. Beh, quindi ragazzi, andiamo velocemente a fare questo bell'attacco in live. Andiamo a vedere nel frattempo villaggio. Vedete ragazzi, questo qui è un gemmone idiota che ha tutte le difese all'1, comprese le torri inferno però, che fanno diciamo un po' più danno delle torri arciere all'1. E qui ragazzi sarà facilissimo. Vabbè ragazzi, io attacco. Allora, mettiamo uno stregone per le truppe del clan. Dio, lo sono uccidendo. Perfetto. Ok ragazzi, mettiamo papà. Ok. Ragazzi, okay, però stiamo perdendo troppo tempo, quindi oddio. Quindi papà, che non mi interessa. Vai così, sì. Distruggete, vai, stregoni. Dove sono gli stregoni? Tutti morti. Eccoli, bastardi. Sono vivi allora. Tengo qualcun altro vivo con la cura. Ok, qua. E dai, cazzo, su. Veloci, veloci. Quanto ci può mettere uno stregone a distruggere qualcosa? Un secolo sembra troppo. Oddio, è vivo! Oddio, come l'ho salvato! Oddio! No, ragazzi, 2 stelle, no, dai! Era un villaggio di merda! Se avessi avuto il re, le 3 stelle c'erano! Ma dov'è il re? A farsi all'otto! Non mi date il mio villaggio, che mi sto facendo il re all'otto! Dai, cazzo, su! Quasi quasi termino la battaglia! Vabbè, almeno prendo un altro po' d'oro, dai. Dov'è? Qui. Beh, 12.000, che ce faccio? Ragazzi, io pensavo di fare un bel 100, invece ho sprecato stregoni all'inizio, come un idiota. Ma mannaggia la Torre Inferno, è troppo forte la Torre Inferno. Beh, ragazzi, l'importante è che ho fatto 2 stelle. Il secondo attacco, non so contro chi sarà. No, no, guardate che quanto poco danno, cosa ridicola, è immortale, ecco, no, no, ed è morto, ragazzi, è morto, e 2 stelle, il bonus è buono, potevo fare di più, però, adesso ragazzi, dovrei attaccare il 4, che andiamo a vedere, oddio, perché questi villaggi di merda? Scusate il termine, però questo qui non può essere definito in altra maniera. È un villaggio di merda. Ora ragazzi, voglio fare un attacco particolare per questo villaggio perché mi sta particolarmente sul cazzo. È un villaggio talmente di merda, no? Che voglio proprio ararlo, capito? Ragazzi, ho un'idea. Mi è venuta una grandissima idea. Ok ragazzi, adesso io vado a fare le truppe, lo scoprirete quando saranno pronte che truppe sono. Intanto vi faccio vedere l'anticipo, ed è già troppo. Ok, scherzo. Tra poco vedrete che truppe sono, noi ci vediamo tra poco. Bella.
Nel frattempo che aspettiamo che si fanno le truppe, andiamo a vedere i due attacchi di Luca che ha fatto 200% e li ho visti e sono abbastanza buoni. Allora, tra l'altro questo villaggio non era fatto facile, cioè era debole, però la disposizione era proprio contro qualunque tipo di truppa. Parte ovviamente con l'aereo, però io 10 draghi per un villaggio così non li sprecherei. Qui ha provato a distruggere gli altri mortali, ma ovviamente è stato sfigato, quindi i giganti sono andati di qua e solo due sono andati qui. Poi non ho capito perché ha messo la cura qui, cioè perché? Perché? Serviva più qua, ad esempio. Comunque ragazzi, non me l'aspettavo un 100%, che non era un villaggio affatto facile, queste truppe non erano particolarmente buone, quindi il 100 era l'ultima cosa che mi aspettavo. Poi manca dire che sono tutte le truppe, tipo qualche, questo ho sfigato proprio al massimo, ho messo gli stregoni sulle bombe giganti, porello, e qui però è stato facile distruggere. Distrutto. Ok, andiamo a vedere il secondo attacco che ha fatto al numero 3. È stato anche qui fortunato perché è attaccato da qui. Non capisco perché ha messo il re barbaro. Va bene, mongolfiere a caso e cioè ha messo le cure sulle mongolfiere. Beh, una scelta un po' opinabile. Cioè, ci andrebbe la furia sulle mongolfiere. Però qui ha distrutto buona parte delle difese aeree, cioè 2 su 3. Poi qui ha messo i draghi per distruggere l'ultima e il resto del villaggio. E si era completamente dimenticato questa cosa qui e questi qua sotto. Però comunque è un buon attacco. Cioè un 100% se non sbaglio. Andiamo subito a vedere. Sì, era un 100. La tattica mongolfiere e draghi non è per niente male. Eh no, per niente. Anche se questo villaggio era debole, però c'è comunque un mongolfiere al 4. I draghi ok, però più di tanto da soli non è che fanno. Che ragazzi, poi gli altri replay sono un po' più di gente debole. A noi non hanno attaccato. Ah, hanno fatto un attacco a Luca 29%. Uno che attacca con queste truppe. L'ha attaccato qui. Solo il 29% se non sbaglio ha fatto. Aveva i goblin. Come fai ad attaccare con i goblin? Sei stupido? Ha attaccato con i goblin, ragazzi. Come si fa ad attaccare con i goblin? Vabbè, ovviamente i draghi all'uno possono sempre servire. Sono morti subito, guardate come muore. L'altro dov'è? No, ancora non ha messo. Beh ragazzi, anche lui è stato sfortunato, però attacchi con le truppe al 4 e i draghi all'1, non puoi pensare di fare il 100 a un villaggio così, eh. Però si è preso un po' di nero, eh. Sì. Un pochino, sì. Certo, per gli standard di questo tizio, sicuramente sarà tantissimo. Beh, ragazzi, velocizia. Ok. Questa è la grandissima difesa di Luca, un avversario proprio al suo pari. E ok, quindi ci rivediamo quando ho finito con le truppe. A dopo. E ok. Adesso ho testato le truppe che, come potete ben vedere, sono 40 mongolfiere a livello 5. L'attacco lo sto per fare, intanto raccolgo qualche risorsa. E se avete avuto l'occhio attento, vi sarete accorti che non se ne sta andando internet, no? Che qui c'è un muratore in più, libero.
è che qui c'è un'attesa a livello 6. La prima Tesla di Jesus. Dicevo che mi sono fatto il primo Tesla occulto a livello 6. Guardate che bestia! È stupendo, cioè è stupendo, tutto d'oro. E ha scoperto che al 7 costa pure poco. Cioè ci mette un secolo, però costa poco. E ok ragazzi, andiamo quindi a fare questo benedetto attacco con 40 mongolfiere. Non ci hanno donato nulla. E ok, dobbiamo farlo al quarto, cioè questo qui, anche obiettivo consigliato. Vai con l'acqua. Ok ragazzi, è un villaggio abbastanza stupido. Io metterei 1, 2, 3. Guardate qua, dai che tattica. Mio Dio, la parola deve essere veloce qui. No, internet. Porca puttana, Gesù bello, no? Gesù! Mannaggia! Oh, c'erano ancora tutte! Oh, bene, bene, bene! Devo ancora attacco! Oh, ragazzi, che culo, che culo! Sto prendendo un colpo! Ok, possiamo fare attacco vero! 1, 2, 3! Ho fatto anche la simulazione! Ok, dai, dai, così. Le mongolfiere, ragazzi, sono davvero fortissime. Però solo mongolfiere è un po' stupido come attacco. Ne sono consapevole. Dai, però, su. Tutto sono lente, raga. Non c'è nulla di più, l'altro è mongolfiere. È dovuto fare una furia. Cioè, sono troppo lente, porca puttana. Oddio. Che cos'è? Vai, tutte assieme. Oddio. Dividetevi, stupide. Vai, su. Dividetevi. Beh, no. Perché non si dividono le idiote? Spaccano i muri senza motivo. Dai, su. E se devo portare pure qualche furia, se no, guarda che sta, ma dai, tutto giretto, porco due, quanto cazzo sono lento. No, vivete, vivete, no, 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 non godo, no, ragazzi, non mi piace, non mi piace. Vabbè, ragazzi, però 100 sembra fatto. Se magari si zene, vabbè, pure qui, ma oddio, quanto sono lente. Se non c'è nulla di più lento delle mongolfiere, davvero sono troppo lente. Queste due stanno andando bene, queste qui sono andate in culonia, senza motivo. Dai, su! Un minuto per distruggere il municipio, una corsa contro il tempo. Cioè, se faccio 99% con solo una stella, davvero. È ridicolo. Vai, su, vai, mongolfiere. 50 secondi, su. 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 Ragazzi, sarebbe epico, epico, epico. Ce la fa! Ce la fa! 3 stelle con sole mongolfiere. Un attacco stupido, totalmente idiota. Però ce l'ha fatta. Incredibile, 40 mongolfiere a 5 ragazzi, la sfida è stata fatta da Jesus Mazza. Ragazzi, davvero spettacolare, spettacolare. Solo lui poteva fare una cosa del genere. Mamma mia, mamma mia. Oh mio Dio, sono un fottutissimo genio, fottutissimo genio. Che ragazzi, ora migliorerò qualche muro. Allora, facciamo così. Dai che tattica. No, perché? Ok, selezioniamo, vai, ole. Avrei fatto prima a fare uno per uno, al momento.
manca questo muro, poi tutte queste qui, e ho finito con le mura al 7 e si parte con dove, ecco, il municipio a livello 9. Ragazzi, roba sblocco. Vabbè, ragazzi, vediamo qualche replay, qualche attacco interessante. Oh, attacco interessante, subito trovato. Contro YOLO Boy. Sono le truppe del clan che erano acciaio, e che cazzo, scusatemi, sono le truppe del clan che erano acciaio al 4, niente di particolare. Attaccato abbastanza male, con il re avrei preso tutto, però vabbè, la velocizia, porca puttana, oddio, perché, perché ci non bestemmi, poi non bestemmi in turco. Vabbè ragazzi, io con queste immagini e con qualche bestemmietto in turco, no, ok, vi lascio, vediamo se qualche errore interessante. Vabbè, ci vediamo al prossimo video.